Intanto grazie per l'invito a partecipare e a parlare dell'esperienza di cui faccio parte e anche per il sostegno che verrà dato alla mobilitazione verso Francoforte, di cui cercherò di parlare alla fine del mio intervento. Dico un paio di cose rispetto a ciò che ha portato alla nascita di quella cosa che si chiama Strike Meeting, Laboratori per lo sciopero sociale. È un'esigenza che abbiamo espresso con una formula apparentemente paradossale, ma che rende l'idea di qual è la sfida che abbiamo provato a lanciare, o meglio a raccogliere, cioè organizzare l'inorganizzabile. Siamo partiti dal fatto che la precarietà è una condizione ormai compiutamente generalizzata, è una condizione che non riguarda più soltanto la forma giuridica con la quale siamo inquadrati, i cosiddetti contratti atipici, perché in realtà la tipicità della precarietà è diventata il tipo ideale e generalizzato del lavoro contemporaneo, persino dal punto di vista di chi ha ancora un contratto a tempo indeterminato. Esiste, non si è ancora estinta fisicamente la generazione di questi lavoratori. La precarietà è comunque una condizione di fatto, perché significa combattere per conquistare un salario che è sempre più misero, significa combattere per conquistare un reddito che è sempre più evanescente, data la completa frammentazione e precarizzazione dei sistemi del welfare. Significa combattere per il diritto di restare, per esempio, cioè non possiamo più ragionare su una scala nazionale o locale, siamo in un quadro completamente europeo e globale. Le migrazioni contemporanee sono una delle caratteristiche, dei momenti delle trasformazioni contemporanee del lavoro. Inorganizzabile perché? Perché non esiste assolutamente una figura omogenea attorno alla quale produrre organizzazione politica dei lavoratori, persino sindacale. All'interno di uno stesso posto di lavoro ci sono condizioni radicalmente diverse, differenze che ci sono state sempre. Quella fra uomini e donne, in realtà non è mai esistita una classe operaia caratterizzata da un'assoluta omogeneità. I migranti meridionali alla Fiat di Torino sono uno degli altri esempi di come le differenze ci siano sempre state, hanno prodotto anche gerarchie all'interno dei posti di lavoro. Tuttavia questa condizione adesso è davvero giunta a un punto di atomizzazione e frammentazione estremo. Soltanto per fare un esempio, a partire dallo sciopero sociale che abbiamo organizzato il 14 novembre, siamo scesi in piazza con i lavoratori dei musei, un servizio culturale pubblico del Comune di Bologna, ma gran parte di quei lavoratori non è stata con noi in piazza, non perché non avrebbe voluto, ma perché assunti da una cooperativa sociale. E lascio sorvolo sull'evidente paradosso di questa definizione, che mette a lavoro gente a condizioni salariali e formali assolutamente precarie e ricattabili, impedendo quindi di andare in piazza a lavorare e rivendicare un miglioramento effettivo delle condizioni di vita e di lavoro. Organizzare l'inorganizzabile significa trovare il modo di produrre una organizzazione tra lavoratori assolutamente diversi tra di loro, per condizioni oggettive prima di tutto, e riuscire quindi a mettere in campo una forza capace appunto di rovesciare rapporti di potere che a questo punto sono completamente sbilanciati dalla parte dei padroni, per dirla brutalmente. Il Jobs Act noi non lo dobbiamo assolutamente pensare come una nuova era della precarietà. Il Jobs Act è una grande sistematizzazione di un processo che ha avuto luogo in tutti questi anni e che trova finalmente una cornice giuridica puntuale e assolutamente feroce. Allora, in tutto questo si è parlato di fine delle mediazioni. Un altro elemento essenziale per noi è che il sindacato in tutto questo non ha solo più gli strumenti per reagire. 80 euro in busta paga sono stati esattamente il segnale di un intervento diretto dello Stato e del Governo sulla gestione dei salari, che taglia fuori completamente le figure della mediazione sindacale, che è stata ridotta a un amministratore della crisi, della cassa integrazione a livello aziendale e così via. Di fronte a tutto questo, i lavoratori per lo sciopero sociale hanno detto: ok, noi raccogliamo una sfida. Lo abbiamo fatto il 14 novembre, ha avuto un successo persino inaspettato, mettendo insieme movimenti sociali, sindacati di base che sono stati disponibili a raccogliere questa sfida. È stato solo un esperimento. Il laboratorio si chiama così non a caso, non ha soluzioni da offrire, ma problemi sui quali lavorare, sui quali sperimentare. E abbiamo pensato
a livello nazionale di gestire tutto questo, di provare, ecco, a trovare un'indicazione positiva in alcune parole d'ordine che sono quelle del salario minimo, del reddito e del welfare europei. Ora, questo aggettivo che noi aggiungiamo accanto a queste parole chiave non è casuale, è un aggettivo che dà un'indicazione precisa rispetto all'insieme di rapporti di potere dentro i quali siamo inseriti e alle possibili vie d'uscita. Pensiamo semplicemente al fatto che non esiste una produzione locale. Se la guardiamo dal punto di vista dei luoghi di lavoro e di produzione, ci sono catene dello sfruttamento ormai divenute globali di fatto, ma in realtà sempre transnazionali. E la frutta che noi mangiamo comincia con il reclutamento in Polonia, per esempio, delle lavoratrici migranti che raccoglieranno le fragole nel sud della Spagna, che poi seguiranno una filiera che attraversa tutta l'Europa fino ad arrivare sulle nostre tavole, passando per la grande distribuzione, passando per la logistica. Allora, dentro a tutto questo noi dobbiamo avere molto chiaro che lo sfruttamento del quale facciamo esperienza qui oggi è qualcosa che passa per differenziali salariali assolutamente rilevanti. La minaccia di delocalizzazione l'abbiamo sentita tutti e vista agire in modo molto chiaro, e allora su questo noi dobbiamo rivendicare un salario minimo europeo che permetta di ottenere una posizione di forza e superare una divisione sostanziale come quella dei lavoratori lungo la catena transnazionale dello sfruttamento. Il reddito vale lo stesso, siamo in una condizione in cui non si può più parlare di occupazione e disoccupazione, si parla di occupabilità e nei documenti ufficiali si combatte quotidianamente sul lavoro: quanto sono vendibile, quanto sono spendibile, quanto sono sfruttabile, a quali condizioni. Tanto più sono disposta ad accettare, a vendere un grado di formazione molto alto al minimo prezzo, tanto più sono occupabile. Allora, in questa mobilità generale il reddito è una rivendicazione che ci mette nelle condizioni di vivere in questo movimento costante tra lavoro e non lavoro in condizioni di ricattabilità relativa, ma solo se europeo questo può essere una risposta. Ultimissima questione, un welfare europeo. Noi lo sapete senz'altro, il Belgio negli ultimi anni ha espulso migliaia di persone. Migliaia di cittadini europei che non guadagnavano abbastanza e risultavano di conseguenza dei pesi per le casse dello Stato. Il governo del welfare, una sorta di rinazionalizzazione o regionalizzazione del welfare in Europa, sta diventando uno degli strumenti per governare il lavoro e la sua mobilità a livello europeo. Allora, un welfare europeo è esattamente una delle risposte attorno alle quali a noi interessa produrre organizzazione. L'Europa è, lo abbiamo detto e ripetuto, il terreno minimo di questa iniziativa. Per questo noi saremo a Francoforte la prossima settimana. Saremo a Francoforte dove protesteremo di fronte alla sede della Banca Centrale, che è evidentemente un luogo simbolicamente rilevante. Il percorso di Blockupy è nato più di 3 anni fa, mette insieme una coalizione sociale europea vastissima di realtà politiche, sindacali, di movimento totalmente autonome, esattamente per indicare nella Banca Europea, una delle teste della cosiddetta Troica, uno dei momenti politicamente rilevanti di quella cosa che chiamiamo austerity. L'austerity che cos'è? È quella cosa che significa: voi dovete accettare qualunque politica noi adottiamo perché non c'è altra alternativa. Allora, quello che è successo in Grecia dimostra che un'alternativa c'è, che l'austerity non è una condizione oggettiva, ma è il frutto di un processo politico determinato e politicamente connotato di precarizzazione generalizzata e su vasta scala. Allora, quello che a noi interessa del processo greco non è soltanto la vittoria di un partito anziché un altro, che comunque è meglio di quello che abbiamo avuto fino ad oggi. Quello che ci interessa è ciò che un compagno greco che scrive sulle pagine di Connessioni Precarie, che è il sito del collettivo di cui faccio parte, ha chiamato un contagio. Cioè, dalla Grecia è possibile che parta un contagio di instabilità a livello delle istituzioni europee, che renda chiaro che quella che abbiamo davanti è una lotta politica e non una oggettiva condizione che dobbiamo accettare passivamente. Allora, a Francoforte noi andremo a dire chiaramente, a chiedere: che cosa avete fatto alla Grecia, che cosa state facendo all'Europa, e non accetteremo una qualsiasi risposta tecnica. Lo faremo portando l'esperienza dello sciopero sociale, che non è un modello,
è semplicemente un'indicazione organizzativa, è quella cosa che dice dobbiamo creare le condizioni su vasta scala per avere un potere da far valere. Ed è per questo che non è importante solo la protesta di fronte alla Banca Centrale che ci sarà mercoledì prossimo, ma anche l'assemblea che la seguirà il 19 giovedì. Ci sarà un'assemblea che coinvolgerà non solo attivisti e militanti, ma anche sindacalisti e soprattutto lavoratori che negli ultimi mesi hanno preso parte a battaglie e scioperi, come quello per esempio di Amazon in Germania, e parlo di logistica sapendo che proprio l'Emilia Romagna è stato uno dei luoghi dove la battaglia dei lavoratori migranti nel settore della logistica è stato più importante e potente, perché lì deve diventare evidente la possibilità di un'organizzazione politica transnazionale che crei le condizioni per espandere il contagio di cui appunto Agis Gravidis ha parlato sulle pagine del sito di Connessioni. Espandere l'instabilità e soprattutto sapere che il problema non è chi ci rappresenta, ma quale potere siamo in grado di esercitare per fare in modo che la direzione politica riesca a contrastare quella che ci viene venduta come scelta tecnica e oggettiva. Grazie Paola, che ci porta nel cuore, diciamo, di questo movimento molto molto importante.